Ciao Gentaglia, bentornati su Breaking Italy. Volevo parlare un po' di Harvey Weinstein, o Weinstein. Non ho idea di come pronunciare nessuna cosa mai. Sono sicuro arriverà qualcuno nei commenti a correggermi. Ma non puoi correggermi se dico tutte le possibili pronunce. Weinstein, Warstein, Verstien. La ragione per la quale tutti oggi dicono in toni più o meno soft o più o meno diretti che Asia Argento è una troia. E buongiornissimo dal vostro show per famiglie preferito. Allora, questo tipo è un produttore cinematografico importantissimo che ha lavorato a produzioni gigantesche con attori e attrici famosissimi e che è stato licenziato pochi giorni fa dalla Weinstein Company, la società che lui stesso aveva fondato e che portava il suo nome, a seguito delle molte accuse di molestie sessuali emerse la settimana scorsa in un articolo del New York Times che dava voce ad alcune delle vittime. E sta ovviamente succedendo un casino. Moltissime donne, davvero tante, provenienti dal mondo dello spettacolo internazionale, si sono fatte avanti, denunciando pubblicamente comportamenti inappropriati accaduti in passato, cose inopportune, vere e proprie molestie, pressioni psicologiche e altra roba riservata loro dal produttore quando erano molto giovani, soprattutto. Tra queste, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Angelina Jolie, Asia Argento, appunto, e molte altre. L'audio nel quale Weinstein è registrato di nascosto da una modella, mentre dopo averla toccata in modo inappropriato, contemporaneamente si scusa dicendo che non lo farà più e la invita a entrare nella sua stanza d'albergo, soltanto 5 minuti se non vuole perdere la sua amicizia, è orribile, è inascoltabile, mi sanguinano le orecchie, fa schifo. La notizia ha preso trazione in questi giorni e si compone di moltissimi, moltissimi pezzi. Assieme al produttore sono infatti stati arrestati altri 8 membri del consiglio d'amministrazione e tirati in mezzo almeno 16 tra assistenti e collaboratori di Weinstein, accusati a vario titolo di essere stati a conoscenza o addirittura di aver collaborato e contribuito a coprire comportamenti di una certa natura che andavano avanti nel tempo e che tramite un sistema di minacce, pressioni e insabbiamenti rimanevano di fatto segreti. Anche se non è chiaro quanto segreti. Da come si racconta la storia, vedo due campane. C'è quella che potremmo definire della moglie di Weinstein, che ha deciso di lasciarlo in questi giorni ed è anche lei un pezzo grosso del mondo di Hollywood, che cade dal pero e si dice sconcertata da quello che ha letto, sentito e visto riportato sul proprio marito in questi giorni. Ed è quindi comprensibile che abbia deciso di lasciarlo. Dall'altra, quello del segreto di Pulcinella, come invece raccontato da Angelina Jolie, che ha in pratica detto: da giovanissima ho lavorato con lui, sono successe cose che non mi sono piaciute, ho interrotto i rapporti e fatto girare la voce nell'ambiente in merito al fatto che Weinstein non fosse una persona affidabile, sconsigliando a chiunque di collaborare con la sua casa di produzione. E lasciando intendere, credo, in un certo senso, perlomeno io l'ho capita così, che questi comportamenti fossero nell'ambiente una cosa un po' nota. Entrambe le situazioni possono probabilmente essere contemporaneamente vere, comunque, specie quando si tratta della moglie, e se hai un'azienda alle spalle devota a coprire le cagate che fai pur di non andare a fondo con te. Ed è più o meno la ragione per la quale se ne sta parlando tanto, in effetti, di sta roba, perché mette a nudo una situazione che è spesso raccontata un po' come uno stereotipo, no? Negli ambienti dello spettacolo. E siccome se ne sta parlando tanto in praticamente ogni dove, non ho intenzione di trattare approfonditamente l'argomento sotto al profilo della cronaca, per dire. Mi limito a mettere in luce alcuni punti di vista che credo abbiano bisogno di risalto. E il primo è: non credo che colpevolizzare chi accoglie alcuni aspetti della storia con un po' di scetticismo o critica sia la giusta scelta da fare. Controverso. Dobbiamo fare un passo indietro, però. Vi ricordate le storie che un paio d'anni fa stavano spopolando, ne abbiamo parlato un sacco, degli youtuber americani che non si comportavano correttamente con le proprie fan, in molti casi minorenni? Questo succede perché tra le fan e la pop star youtubica di turno, come tra fan e musicisti, fan e scrittori, fan e attori e così via, spesso non c'è un rapporto paritario, soprattutto quando parliamo di persone molto giovani. La tendenza a idolatrare il giovane belloccio più pazzo del web di turno tende a spostare tutto il potere in mano a una delle due persone.
che non è in genere quello che scrive il suo nome, è quello dello youtuber nel suo diario dentro a un cuore. Suona ancora a ste cose, no? Non ho idea di cosa facciano i giovanissimi, non li conosco, sono alieni fuori da casa mia. È più o meno la stessa cosa. Cambiano soltanto le leve che si possono sfruttare per ottenere dall'altro quello che si vuole ottenere. Anche se, non sorprendentemente, le tecniche sono spesso simili, come la manipolazione e il convincere l'altra persona, nel caso le cose non vadano così bene, di aver malinterpretato dei gesti o dei segnali, o di addirittura essersi inventata delle cose, sino al minacciarla di utilizzare il proprio potere contro di lei o di lui. Il punto è che la quasi totalità delle volte, a meno che non si tratti di vero e proprio stupro avvenuto tramite forza fisica, ricatto, l'altra persona è sbronza, robe così, si parla di certe tematiche soltanto quando saltano fuori dei minori. Tutto il resto, tutti in silenzio. Perché? Per la questione delle scelte individuali. Mentre consideriamo le azioni di un adulto sempre sua responsabilità, come è giusto in un certo senso, non consideriamo al contrario un minore in grado di scegliere per sé cosa sia meglio. E personalmente estenderei anche il margine per entrare nella maggiore età, dagli attuali 18 anni ai 77. Ve lo assicuro, il passaggio alla vita adulta è capire che nessuno ha realmente idea di cosa stia accadendo. Fidatevi, mai. Quindi è ovvio che alcune tra le critiche più gettonate siano relative al fatto che, comunque, parliamo di persone che hanno deciso di tacere per tantissimi anni pur di non distruggere le proprie carriere. Il ma lo dicono soltanto adesso non deve stupire più di tanto, non deve far indignare tantissimo, perché di nuovo parliamo di persone adulte che hanno volontariamente deciso di stare zitte per un loro guadagno personale. Ed è innegabile, generalmente relativo al non vedere le proprie carriere distrutte, al non vedersi ostracizzati dal giro, a non finire sui giornali, probabilmente riempiti di insulti o trattati ancora peggio di quanto Gwyneth Paltrow viene trattata in queste ore. Se il dai addosso alla zoccola, accusata di volere visibilità, risulta ridicolo se applicata a Gwyneth Paltrow, che non ha di certo bisogno di pubblicità adesso, ma viene comunque utilizzato come chiave di lettura anche in questo caso, figuratevi cosa sarebbe successo ai tempi in cui Gwyneth Paltrow non era Gwyneth Paltrow, se avesse deciso di andare a raccontare la sua storia a un giornale qualsiasi. Quello che bisognerebbe dire alle persone che vedo applicare questo schema non è siete deficienti, siete cretini, dar loro degli ignoranti, niente di tutto questo. Farsi certe domande, secondo me, è normale. Ed è ovvio che non puoi escludere che dentro a casi di questo tipo ci si infili un po' di tutto, da chi non è magari stato davvero oggetto di molestie, ma vuole vendicarsi di qualcosa, a chi non la racconta giusta per questo o quell'altro motivo. La natura umana è quella che è. Credo che i messaggi da veicolare siano invece due. Ovvero che, il primo, anche se decidi di soprassedere a un crimine, non è che quel crimine nei tuoi confronti non è avvenuto o diventi giustificabile. Se ti entrano i ladri in casa e per qualche ragione tu dai carabinieri non ci vai, è ok che ti siano entrati in casa? Se domani ti picchio e ti rubo il portafogli e tu non dici niente per paura che tramite un qualche tipo di influenza io possa farti ancora più danni di quanto le mie nocche sul tuo naso abbiano già fatto, significa che sono autorizzato a picchiarti? Certo che no, per chi non ci fosse arrivato. Stessa cosa vale per i crimini di natura sessuale. La vittima è sempre vittima. Dopo vengono tutte le questioni del caso. Ma la vittima è sempre vittima. Il secondo punto super importante che vale la pena di essere analizzato e non buttato via così come se fosse l'idea di un cretino è l'ipocrisia. Vengono tutti fuori dalle tane adesso che il predatore è debole e ferito. Nessuno lo ha fatto mentre questo era in grado di attaccare le vittime, sbranarle, distruggere la loro reputazione e le loro carriere. Ed è vero, avete perfettamente ragione. È ipocrita. Ma questo video verrà visto, spero, da decine di migliaia di persone. Statisticamente, la quasi totalità di voi, anzi di noi, io mi metto tranquillamente in mezzo ai non eroi, in prima linea proprio, avrebbe fatto la stessa, a meno di non ritrovarsi in circostanze particolari, identica cosa. Cercato di chiudere in silenzio la questione spiacevole, lasciarsela alle spalle e continuare con la propria vita ad inseguire le proprie ambizioni.
A meno che non sia successa una cosa così intollerabile che proprio esplodi. A favore della tesi, che credo sia ampiamente condivisibile, perché se fossimo tutti eroi senza niente da perdere, questo punto importante, anche solo in Italia vivremmo sicuramente in una nazione molto differente da quella nella quale viviamo, ho apprezzato particolarmente la storia di Terry Crews, che, per chi non lo sapesse, è questo tizio qui. Un attore ed ex atleta nero gigantesco che ha fatto della dicotomia humor no sense e fisico di persona che sopravvive mangiando esseri umani più deboli il centro della sua carriera. Crews ha detto di essere stato molestato da un pezzo grosso di Hollywood l'anno scorso, di fronte a sua moglie. E parliamo di quel genere di cose per le quali qualsiasi uomo ama immaginarsi mentre taglia la testa a chiunque gli abbia fatto una cosa simile, ovvero afferrargli i genitali. Voi li afferrereste i genitali a questo tipo? No, perché fare battute sulla voglia di morire e sul male di vivere fa ridere ed è super bello, sino a che effettivamente non ti trovi di fronte a qualcuno che facilmente potrebbe esaudire quel desiderio. Ma Crews non lo ha detto a nessuno. Per farla breve, infatti, che non è che abbiamo tutto il giorno qui, ci sono i preparativi per la festa di Capodanno, l'attore ha ingoiato il rospo per paura che una sua reazione violenta sul momento o una di denuncia successiva potessero farlo finire sui giornali o addirittura in carcere, mettendo fine alla sua carriera. E non ha fatto niente. Questo tizio qui non ha fatto niente, ha lasciato correre. Per qualcuno come lui, con una storia e un'immagine come la sua, ammettere un momento di debolezza di questo tipo che verrebbe percepita in questo modo è sicuramente difficile, lo rispetto moltissimo. Questo la dice lunga sul perché tante attrici lasciano correre. Ricordando peraltro che, pur essendo un problema principalmente femminile per una serie di ragioni, questo è un problema che riguarda anche gli uomini. E non c'è mascolinità super muscolosa che possa metterci un tappo, perché è un evento che più che con il sesso ha a che fare con il potere. Curioso però come difficilmente a un uomo si dirà che si è inventato questa cosa per avere visibilità o lo si accusi di essere un gigolò, ad esempio. Perché a livello sociale questa roba qui non c'è, non la possiamo nemmeno comprendere, è emblematico del pregiudizio che spesso si ha proprio nei confronti del genere femminile. Poi, apriti cielo, lo ha scritto pure Emma Stone su Twitter e ha scatenato un casino nel mondo femminista, perché guai a includere anche gli uomini e parlare di molestie verso le persone tutte. No, giammai, brutto. Quelle che accusano Weinstein sono tutte donne, quindi è una questione solo femminile, anche se in realtà non è così. La lettura che se ne fa è sociale. Poi noi non avremo mai dei dati e delle certezze per discutere della questione nel dettaglio, sono cose accadute mille anni fa. Questione che peraltro spero possa sensibilizzare qualcuno, ma non lo so, non credo che cambierà il funzionamento di certe dinamiche in certi ambienti, perlomeno nel breve periodo, perché di nuovo la natura umana è quella che è. Per quello che vale, foste stati vittime di episodi di questo tipo, uomini o donne, mi dispiace per voi allo stesso modo, per me non fa differenza. A meno che non sia io a volermi approfittare di voi. In quel caso è colpa vostra, send nudes, hashtag YOLO, e ve la siete cercata. Il punto finale è questo. Oltre gli insulti stupidi, ma la gente è quella che è, il discorso del non aver denunciato prima lo capisco, anche se non lo condivido. Forse addirittura se l'avessero fatto avrebbero salvato tante di queste ragazze, che apparentemente era consuetudine venissero portate nella stanza del produttore con l'inganno, dicendo loro di stare andando invece a pranzo con tutta la produzione. Delicatissimo, signorile. Ma parliamoci seriamente, e sia chiaro che non sto giustificando nessuno, ma rimaniamo nel campo del reale. Se voi aveste un desiderio, un sogno, un progetto vostro, una cosa per la quale avete studiato e lavorato, vi siete sacrificati, impegnati tanto, notte e giorno, tutta la vita, e poi a un certo punto arriva l'occasione, sareste disposti a buttare via tutto quanto, lanciandovi a testa bassa tra i giudizi della gente, soltanto perché uno sconosciuto a un certo punto ha cercato di molestarvi, di toccarvi e convincervi in modo super inappropriato a farsi fare un massaggio nella sua stanza d'albergo? O, se presente l'occasione, cerchereste di lasciarvi tutto alle spalle, gestirvi ingiustamente il vostro trauma da soli, ma continuare a inseguire i vostri progetti? Ecco, è in quella crepa che si infila chi vuole approfittarsene.
E questo era tutto, grazie per aver guardato. Non contavo di fare un'altra puntata monotematica, ma affrontare le cose molto lucidamente richiede un po' di tempo. Oggi abbiamo di nuovo Alfieri e Regine di Cagliari. Giuro che non lo sto facendo di proposito, le foto erano in fila così. Emanuele, Roberto e Marta. Carinissimi, foto scattata a Londra con The Shard alle spalle. E Stefano, che è grande assente perché è quello al quale hanno fatto scattare la foto. Aspetto le minacce di mettermi in imbarazzo, doveste incontrarmi, abbiano seguito, visto che sono protetto dal mare e gli unici che rischiano davvero di incontrarmi sono solo i sardi. E solo nel 75% dei casi avrò già iniziato a bere. Domani, live alle 19.